Ed eccoci qua con un'altra partita obiettivi su Inazuma Eleven. L'idea principale di questa miniserie non è tanto fare due partite su ogni gioco per spremere il più possibile il contenuto, ma è cercare di rendere interessanti quelle poche partite che andrò a fare. Ma la partita di oggi, come state vedendo, è quella contro la Chaos. Ho detto che l'avrei rifatta, ma non ho ancora messo a schermo gli obiettivi. Questo perché fare una partita obiettivi, anche tu ti imponi di raggiungere certi obiettivi, non sai poi quello che andrai a fare effettivamente nella partita, se la partita sarà più difficile di quello che pronosticavi o se sarà più facile. Contro la Zeus nel primo Inazuma Eleven è stata fin troppo facile, nonostante l'unico giocatore a 99 fosse Willy, super allenato, sì, questo lo ammetto, però gli altri non erano allenati ed erano a livello tra l'80 e l'85, quindi allo stesso livello della Zeus. Mentre questa partita, la scorsa volta, questa stessa partita, ne ho fatte due, è andata male, la prima che ho fatto oggi, ho visto che gli obiettivi che mi ero prefissato erano irraggiungibili. Gli obiettivi che mi sono prefissato di raggiungere in questa partita li ho dovuti raggiungere allenando la squadra al centro di Nanivaland. Quindi ho dovuto allenare i giocatori in punti tecnica e, per forza di cose, in punti energia, ed è andata piuttosto bene. Ho potuto fare solo 3 partite, quindi 3 volte il centro di allenamento, ma ho aumentato di 30 i PT di tutta quanta la squadra e quindi andava quasi bene, no? Vado a fare la partita, Dvalin si comporta egregiamente, primo gol fatto liscio come l'olio, probabilmente l'avversario, che era Grant, si è visto Dvalin davanti, ma con un ex compagno che mi attacca. Sì, gol fatto e finito. 1-1. Perché tutti quanti gli altri sono andati a vuoto. Però comunque sì, alla fine riesco a fare un secondo gol con Pinguino Spaziale. E meno male che ho usato Pinguino Spaziale, perché sennò neanche con quella facevo gol. E nel tutto, e nel mentre facevo questa sfida, ho detto: vabbè, magari posso aggiungere un obiettivo opzionale, che è quello di parare 3 gol con Darren. Tanto l'altra volta l'ho fatto, lo rifaccio anche adesso. E quindi lo metto come extra, così, che non è un obiettivo per forza da raggiungere, ma lo metto. E in grafica poi non so neanche se ce l'andrò a mettere alla fine, ma comunque ho parato questi 3 gol con Darren, gli unici 3 tiri in porta perché gliel'ho voluti far fare. Il primo no, il primo sono stati bravi loro a raggiungere la porta, ma il secondo e il terzo li ho lasciati fare io. La prima volta tecnica, la seconda senza tecnica e la terza con la tecnica, tutti e 3 parati con mano del colosso. Ero anche in fase di burning, quindi diciamo che insomma un po' mi ha aiutato. Ma anche loro hanno usato la fase di burning, quindi tant'è. Mentre per quanto riguarda la seconda partita, tutto è andato nel verso giusto, o quasi tutto. In realtà l'obiettivo che mi ero posto era di segnare 3 gol con Darren, però non è andata bene. Me ne ha parati 2 e 2 l'ho segnati, quindi alla fine sì, 2 gol l'ho fatti, che erano quelli della scorsa volta, però, e non quelli di questa volta. Ma comunque mi ha sorpreso vedere Dvalin che riesce a parare ghiaccio di fuoco. Assurdo pensare che Dvalin con trivella esplosiva sia riuscito a parare. Voglio dire, nelle tecniche degli alieni, trivella esplosiva sarebbe un 56. Dovrebbero essere il doppio più forti quelle degli alieni. Quindi, paragonate a quelle normali, sarebbe 28 di potenza, 56. Quindi è tantissima roba. 28, 27, quindi il doppio comunque valgono. Quindi tanta tanta roba. E non è che io abbia allenato chissà quanto in difesa Dvalin. Dovrebbe essere 81 il suo potenziale difensivo, quindi non capisco come abbia fatto. È anche vero che nei vecchi Inazuma Eleven le statistiche erano molto più basse rispetto a quello che poi sono diventate nella serie del Go, che arrivano anche a oltre 500. Poi Chronostones andiamo a fare i fuori ruolo. Lasciamo perdere proprio. E nonostante io sia molto contento del risultato, ho avuto un po' di difficoltà a tenere possesso di palla, ma anche a prenderlo. Quindi i giocatori sono davvero penosi alcuni. Proprio ho raschiato il fondo del barile per alcuni, mentre per gli altri, nonostante siano giocatori che non vedi spesso, mai, sono forti, tipo Keenan. Keenan è stato abbastanza forte. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Questo tipo di serie, che durerà pochissimi episodi, non farò ogni volta due video per ogni gioco, perché sennò
non ne esco più. Le squadre in genere ci sono squadre forti su Galaxy, su Chrono Stones, però alla fin fine la riduciamo sempre lì. Però alcune sfide che ho in mente potrei farle anche mentre gioco o commento la partita, perché comunque sia si possono fare e credo siano anche più divertenti da giocare piuttosto che commentarle mentre ormai il danno è fatto. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!